Thank you.
sono arrivati in cima contemporaneamente. E per arrivare in cima bisogna dormire diversi giorni sulla parete, quindi è anche un po' pericoloso perché le pietre cadono un po' spesso e volentieri, quindi bisogna amare questo. Con il paracadute durante gli anni 80, però molta gente è morta perché essendo una zona aperta al vento, quando il vento schiaccia contro le montagne, sono rimasti schiacciati. E quindi l'hanno vietato non tanto per la gente che rischia, quanto per il soccorso che rischia ancora di più, infatti. E quindi, però c'è ancora gente che lo fa di nascosto, però se vengono presi vengono messi in galera.